Vittor Hugo scrisse Lucrezia Borgia nel 1833. Ebbe qualche piccolo problema anche con la censura per via del fatto che alcuni monologhi attaccavano frontalmente la Chiesa di Roma e il Papato. Ebbe alcuni problemi con la censura perché rappresentò un personaggio immorale, sanguinario, crudo. Perché? Perché Lucrezia Borgia, popolarmente, se noi chiediamo a chiunque passa per strada cosa ti ricorda Lucrezia Borgia, si dice il veleno. Poi l'indagine storica l'ha un po' riabilitata. Però nel periodo romantico Lucrezia Borgia appariva come l'avvelenatrice, come una donna sanguinaria, truce, e probabilmente proprio questo aspetto così violento suscitò l'interesse di letterati e musicisti. Ma Hugo aggiunge un elemento che è molto importante per quello che sarà il risultato poi nell'opera lirica di Donizetti, cioè la maternità. Le recite si succedono, lui non guarisce finché alla quarta decide di non cantare, ma non c'era un sostituto e quindi il teatro cosa fa? Manda la polizia in albergo a prelevarlo e portarlo in teatro a cantare, se no tu canterai, se no finisci in manette, perché il contratto prevede questo, e quindi ha cantato anche quella recita lì. Fatto sta che Hernani trionfa, viene poi replicato in altre città, a Vienna, grazie all'interessamento di Donizetti, che era allora il direttore musicale di Teatri Imperiali, e viene poi replicato alla Scala, viene replicato a Parma, sempre nello stesso anno. È un caso molto raro, perché all'epoca era difficile trovare delle repliche, delle riprese di opere nuove. E quindi da lì inizia il suo cammino trionfale nel repertorio, che rimane costantemente al repertorio fino ai nostri giorni. Fra le opere del Verdi giovanile, certamente una delle più amate e anche, se vogliamo, proprio delle più valide.